Meteo, Burian in Campania, neve in Irpini e Sannio. Da stamane temperature rigide, fitte nevicate, specie nelle zone interne. Pochi disagi, viabilità garantita, ma situazione in peggioramento. Frana a Tufara Valle blocca la ferrovia per Napoli via Valle Caudina. Rogo nella baraccopoli, migrante carbonizzato, la tragedia tra Lusciano e Parete. Nel Casertano la vittima lavorava come bracciante agricolo nei campi della zona. Avrebbe inalato i fumi del rogo mentre dormiva. Le fiamme generate da un fornellino a gas. Covid, contagi in aumento, De Luca ferma il carnevale. Il governatore vieta le feste, cortei, manifestazioni, sia pubbliche che private. Intanto è partita la mostra d'oltremare la campagna di vaccinazione per gli anziani. Prima dose per una 88enne del Bomero. Governo, due campani nella squadra di Draghi. Oltre alla conferma di Di Maio agli esteri c'è stata la nomina di Mara Carfagna alla guida del Ministero per il Sud, ma la regione perde quattro ministri, Costa, Amendola, Spadafora e Manfredi. Salerno, piano vaccini ok per gli ultra ottantenni. Emozione e lacrime all'ospedale Ruggi d'Aragona tra anziani e accompagnatori. Soddisfatto il direttore sanitario D'Amato. A Benevento invece l'ASL mette in campo una task force per individuare le varianti del virus. Buongiorno dal TG 696, in apertura all'ondata di freddo che ha travolto la Campania, temperature polari soprattutto in Irpinia, ma situazione tutto sommato gestita dai vigili del fuoco, nessun problema ad Avellino, qualche disagio in più nei comuni della fascia del Partenio. Intanto la protezione civile proroga l'allerta meteo di altre 24 ore, sentiamo. Arriva Burian, puntuale, caduta la neve in Irpinia, i primi fiocchi sono venuti giù alle 4 di stanotte imbiancando strade e abitazioni, ma regge il piano per la circolazione stradale, nel capoluogo nessun problema alla viabilità nella zona dell'ospedale e del pronto soccorso, sulla 16 in azione i mezzi spargisale e gli spazzaneve. Qui invece siamo a Summonte in piazza De Vito e naturalmente salendo in quota la situazione diventa leggermente più critica rispetto al capoluogo, ci sono anche diversi mezzi in azione per liberare dalla neve la strada provinciale. Scenari suggestivi anche nei comuni dell'Alta Irpinia e dell'Ufita, imbiancate Lioni ed Ariano. Al momento dunque non si registrano particolari criticità, ma i vigili del fuoco sono stati comunque impegnati in diversi interventi per il recupero di veicoli rimasti bloccati. Sicuramente più tranquilla di quella che si temeva, nel senso che ovviamente abbiamo fatto degli interventi soprattutto per alberi pericolanti appesantiti dal peso della neve. Abbiamo fatto stamattina sul presto un intervento per recuperare un mezzo per la raccolta dei rifiuti verso San Michele di Pratola e poi qualche macchina che è rimasta bloccata dalla neve, però è una situazione, diciamo, che al momento è ancora facilmente gestibile. Nel tardo pomeriggio, nella serata, dovrebbe esserci una leggera attenuazione della perturbazione. Siamo sui 45-50 unità di personale operativo attualmente in servizio. Momenti di paura all'alba di oggi per i viaggiatori del treno Benevento-Napoli via Valle Caudina a causa di una frana che tra il capoluogo Sannito e Tufara Valle ha interessato anche i binari. Sta funzionando intanto il piano neve, ripartiti i tir fermi allo stadio Vigorito. Sentiamo il punto nel servizio di Alessandro Fallarino. Centinaia di tir fermi a Benevento nel piazzale dello stadio Ciro Vigorito a causa dell'attesa nevicata che ha fatto scattare il piano antineve. I mezzi pesanti sono rimasti fermi per alcune ore nella zona di Santa Colomba per poi ripartire dopo il miglioramento delle condizioni meteorologiche. Mezzi spargisale, spazzaneve in azione sul raccordo autostradale lungo la viabilità provinciale del Fortore delle Valle del Tammaro. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno verificato che tutti i veicoli avessero pneumatici invernali o catene a bordo, prima di mettersi sulle superstrade o autostrade. È andato tutto bene, secondo previsione. Noi alle 8 eravamo qui per dare una mano a tutti i soggetti che stanno in questo piano e che riguarda l'ANAS, le autostrade, la polizia stradale, per fare in modo, insomma, che non si blocchi l'autostrada. Nel pomeriggio sembra che sia atteso un piccolo peggioramento, però tutto dovrebbe finire alle ore 19.
paura all'alba per i conducenti e i viaggiatori del treno Benevento-Napoli via Valle Caudina, costretto ad una brusca frenata di emergenza a causa di uno smottamento che ha interessato i binari lungo la tratta tra le stazioni Benevento-Libertà e Tufara Valle. Circolazione immediatamente interrotta e servizio sostitutivo su gomma predisposto dall'EAB. Le squadre dei vigili del fuoco di Aversa e Caserta hanno lavorato per ore per stabilire le cause che questa notte hanno dato origine a un incendio divampato in una baraccopoli tra Lusciano e Parete, nel Casertano, dove ha perso la vita un uomo. Le fiamme sono divampate all'interno di una baracca di 15 metri quadrati in lamiera e legno. In quel rifugio di fortuna c'erano una bombola del gas e un fornellino. La baracca è andata completamente distrutta. L'uomo è stato trovato su una brandina carbonizzato, probabilmente perché ha inalato i fumi del rogo mentre dormiva e non è riuscito a scappare. La baraccopoli è abitata prevalentemente da extracomunitari che lavorano in zona come braccianti. Ancora non si è riusciti a risalire all'identità della vittima. E si indaga a Napoli per individuare il killer, almeno due secondo gli investigatori, che hanno assassinato a Scampia il 39enne Vincenzo De Luca vicino al clan Abbinante. Almeno 10 colpi esplosi dai sicari entrati in azione nel circolo degli ultra del Napoli in via Anna Maria Ortense. Un omicidio di chiaro stampo camorristico legato con ogni probabilità alla gestione delle piazze di spaccio. E stop al carnevale in Campania. Vincenzo De Luca vieta feste, cortei e manifestazioni sia pubbliche che private. Intanto è partita la mostra ad Oltremare, la campagna vaccinazione. Il primo ad essere vaccinato è un 88enne del Vomero, un anziano invece morto di infarto mentre attendeva il suo turno. Sentiamo il servizio. Stop a tutte le feste in luoghi pubblici o privati, sia all'aperto che al chiuso. Divieto di cortei ed altre manifestazioni e l'invito ai sindaci a vietare l'accesso a piazze e strade per le sfilate. Vincenzo De Luca spegne il carnevale con un provvedimento valido fino a martedì. Il governatore ha ribadito la necessità per comuni e prefetture di predisporre i necessari controlli con l'obiettivo di frenare il contagio. Sono 1637 i positivi registrati nell'ultimo bollettino. La curva torna a salire e sfiora il 9%. Nel report dell'unità di crisi anche 15 decessi e 583 guariti. Il timore, come evidenziato in queste ore il governatore, è di superare l'indice di guardia e finire in zona arancione. Dopo settimane di rilassamento noi stiamo registrando già un aumento forte dei contagi. Credo che diventerà inevitabile uscire dalla zona gialla. Ed è partita la fase 2 della campagna vaccinale alla mostra d'Oltremare con le somministrazioni agli anziani. Il freddo e la pioggia non hanno fermato le persone desiderose di vaccinarsi. La prima a immunizzarsi è stata Bettina Pisaniello, 88 anni, sarta in pensione, residente al Vomero. Tutte emozionate, sia le persone che si vengono a vaccinare con i loro familiari, anche noi operatori sanitari. Mi sono sentita molto bene, sono molto brava, sono contenta che me l'ho fatta. Intanto arrivano risultati significativi dallo studio condotto dall'ASL di Avellino con l'Istituto Zooprofilattico e l'azienda dei Colli di Napoli. La popolazione di Ariano Irpino colpita dal Covid ha conservato una memoria anticorpale. L'indagine ha interessato 750 persone e per l'ASL Irpina apre scenari di ricerca interessanti sulla risposta al coronavirus. Governo Draghi, la Campania perde 4 ministri ma resta in squadra Luigi Di Maio e Mara Carfagna, che sarà ministro per il Sud. E ora si riapre la partita per il sindaco di Napoli ma anche a Salerno. Vediamo il servizio di Rossella Strianese. È nato il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. 4 pentastellati, 3 ciascuno al PD, Lega e Forza Italia, 1 a Italia Viva e 1 all'EU. 8 tecnici nei ministeri chiave per il recovery plan. L'età media dei ministri è di 54 anni, il 33% sono donne e 3 su 4 vengono dal nord, con addirittura 8 lombardi, tra cui la Gelmini alle autonomie. La Campania perde 4 ministri giallorossi. Escono Amendola, Costa, Manfredi e Spadafora, mentre resta saldamente agli esteri Luigi Di Maio, unico ministro che ha superato indenne tutti i cambiamenti degli ultimi 3 anni. E con lui torna al governo come titolare della delega al Sud e coesione sociale Mara Carfagna, 45 anni, salernitana di nascita, fondatrice da poco più di un anno della corrente interna Forza Italia Voce Libera.
Lady Mara, diventata mamma da poco più di 3 mesi, già ministra per le pari opportunità del 4° governo Berlusconi e vicepresidente della Camera, principale promotrice della legge che istituisce il reato di stalking, ha giurato questa mattina davanti al capo dello Stato Mattarella. Tra le prime ad arrivare al Quirinale, l'esponente di Forza Italia, in un post sui social, ha ringraziato per la fiducia e il privilegio e promette: da donna e politica del Sud farò di tutto per onorare al meglio l'incarico. Con il nuovo governo immediatamente si riapre anche la partita del voto su Napoli. Il rientro della Carfagna, portavoce dei moderati, considerata l'anti-Salvini a destra, potrebbe cambiare le carte in tavola, non solo a Napoli, dove il centrodestra dovrebbe candidare ancora il magistrato Catello Maresca, ma anche nella città di Vincenzo De Luca, Salerno, che è anche la città della ministra per il Sud. È partita anche a Salerno la campagna vaccinale per gli ultra ottantenni. Soddisfatto il direttore sanitario D'Amato, che dice sta andando tutto bene. Intanto disagi invece si registrano all'USCA di via Allende, file per i tamponi fin dalle prime ore del mattino. Sentiamo. Devono vivere, loro devono vivere, pure un giorno in più. Per loro è importante e per noi. Emozione e anche qualche lacrima questa mattina all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove sono partite le vaccinazioni dei primi ultra ottantenni, 34.000 in tutta la provincia, 120 gli anziani che stanno ricevendo il siero nel nosocomio di via San Leonardo. Contestualmente l'inoculazione procede anche nei 4 centri principali dell'ASL di Nocera, Battipaglia, Vallo della Lucania e Polla. Soddisfatto il direttore generale Vincenzo D'Amato. È iniziata un'altra fase, fase molto attesa. Al centro vaccinale del Ruggi fino ad oggi sono transitate oltre 10.000 persone che abbiamo vaccinato. Noi abbiamo somministrato oltre 16.000 dosi di vaccino e anche in questa fase siamo partiti assieme all'ASL Salerno per dare una mano su questi territori. Stamattina è andata bene, faremo del tutto perché vada bene anche nei prossimi giorni. Intanto polemiche, ritardi e disagi all'USCA di via Allende a Salerno, dove si effettuano i tamponi anti-Covid, lunghe file di auto fin dalle prime ore della mattina e l'escalation di casi in città preoccupa l'azienda ospedaliera universitaria, che attiva un altro reparto di degenza al Da Procida. Apprensione anche per i contagi tra i banchi. Solo a Salerno città sono 140 gli studenti in quarantena. Mercoledì 17 febbraio partirà lo screening di alunni e docenti tramite tamponi molecolari. E l'ASL di Benevento al lavoro per la ricerca delle pericolose varianti del virus. In campo una sinergia tra le istituzioni per un'operazione vaccini veloce per tutti. 37 invece i nuovi contagi. Sentiamo. 37 i nuovi casi di Covid-19 emersi nel Sannio nelle ultime ore e intanto scatta un censimento di tutti i positivi alla ricerca delle pericolose varianti del Covid. Lo ha annunciato il direttore dell'ASL di Benevento, Gennaro Volpe. Tutti i positivi, non solo regionali ma nazionali, saranno controllati per vedere se ci sono delle varianti presenti in qualche provincia italiana. Si tratta del nuovo tassello della lotta alla pandemia, che si svolge soprattutto attraverso la campagna di vaccinazioni, ma c'è sempre l'interrogativo forniture. Stiamo predisponendo una grossa capacità operativa da parte dell'ASL di Benevento, d'accordo anche con tutti i sindaci. Io sto ricevendo tutti i sindaci in modo da fare un'azione stratificata su tutta la provincia di Benevento, ma tutto è legato alla fornitura dei vaccini. Abbiamo avuto l'adesione anche della medicina generale nelle riunioni che stiamo facendo, quindi è fondamentale. Quindi in base poi alle forniture che abbiamo passeremo a una fase successiva. E l'immunizzazione degli over 80 nel Sannio procede spedita anche grazie alla sinergia messa in campo da istituzioni e associazioni per le iscrizioni alla piattaforma e altro supporto agli utenti. Questo è il modello Benevento esportabile, che è costituito dalla forma di collaborazione tra comune, ASL e associazioni di volontariato. E credo che stia dando buoni frutti, perché oggi tutti quanti hanno fatto rilevare che già tanta gente sta telefonando per sapere come, quando. Marisa Laurito guida le volontarie di Forcella, che puliscono le strade, la città e anche casa nostra, ha detto la direttrice del Trianon. Sentiamo.
a Forcella tutti strada per spazzare il quartiere. Una manifestazione simbolica per dire no al degrado e all'inciviltà. A promuoverla il Teatro Trianon insieme a Fondazione Banco di Napoli, associazioni, la rete dei commercianti, le parrocchie e i cittadini. Non è la prima volta che accade in zona, esempio virtuoso di come si possa agire insieme per il bene comune. E così tutti si sono armati di scope e palette, a partire da Marisa Laurito, che ha cominciato a ripulire proprio Piazza Calenda, dove ha sede il Trianon. Questa manifestazione non è tanto contro le amministrazioni, ma vuole chiedere alla gente di avere cura della nostra città. Perché la città è nostra, Napoli è nostra, questa strada è nostra, io ci vengo quasi tutti i giorni, deve essere mantenuta pulita. Forcella è il cuore antico della città di Napoli e noi abbiamo nel cuore la città di Napoli, quindi dobbiamo partire dai luoghi che sono meno curati per invitare i nostri concittadini ad averne cura. Lo diciamo forse dal punto di vista femminile, perché questa è una prerogativa delle donne, aver cura, bisogna aver cura non solo delle proprie famiglie, delle proprie abitazioni, ma bisogna aver cura dei luoghi comuni che noi tutti abitiamo. È tutto con il nostro TG, grazie di averci seguito, vi auguro una buona giornata.